Hello guys, how are you? I'm well. I'm fine. Okay, so today, not much, not many. Allora, oggi affronteremo questi due elementi grammaticali. Come vi avevo anticipato nell'altro video, some, any, a lot of, appunto vi avevo detto che avrei affrontato questi argomenti in un'altra lezione video, perché onestamente tutto quanto, tutto insieme, era troppa carne al fuoco, ok? Quindi non vogliamo bruciare la nostra bistecca, quindi procediamo con calma. Ho visto che alcuni, anzi molti di voi, vi siete comunque avventurati. Avete cercato di utilizzare not much, che posso dire, bravissimi, apprezzo sempre tanto chi coraggiosamente fa dei tentativi, avete fatto benissimo, ok? E poi alcuni sono riusciti a farlo giusto, altri un po' meno, ma va bene, adesso vi spiego come funziona questo not much. E anche not many di conseguenza. Allora, la prima cosa è aver in testa ben chiaro la differenza tra non numerabile e numerabile, ok? Quindi i nomi non numerabili e i nomi numerabili, ok? Abbiamo detto che i non numerabili sono spesso liquidi, e comunque qualcosa considerato nel suo insieme, una sostanza, qualcosa considerato nel suo insieme, ok? Quindi acqua, latte, succo, farina, formaggio, pane, ok? So in English, water, milk, juice, Coca-Cola, rice, flour, bread, etc. Numerabili, countable. Allora, in cucina sono potatoes, tomatoes, kiwis, let me think, apples, onions, aubergines, etc. Bananas, ok? Oranges. Ok, so, con questo concetto che ci fa da cuscino, è la nostra base, no? Andiamo a affrontare much e many. Qual è la grossa differenza fra questi due? Much lo utilizziamo con i non numerabili. Many con i numerabili, ok? Poi abbinato a not, non, quindi bisogna poi andare a mettere not sul verbo, cioè nel senso che la frase è nella forma negativa. Andiamo a vedere, eh? Allora, there isn't much juice. There isn't much juice. Juice succo, è un liquido, per cui non numerabile. Infatti ho messo much. Dov'è il nostro not? Ma è qui, l'ho abbinato al verbo, rendendo la frase espressa nella forma negativa. Ok? È chiaro fin qui? Andiamo avanti? There isn't much bread. There isn't much bread, ok? Bread non numerabile, uso much e ovviamente metto il mio not. Ok, quindi, ma cosa vuol dire? Ok? Nel senso, qual è la traduzione? There isn't much juice. Potremmo tradurlo in italiano come non c'è tanto succo. È un po' il concetto del non c'è tanto succo rimasto nel frigo, per esempio, no? There isn't much bread.
non c'è tanto pane, quindi metterei qua fra parentesi questa parola qui, left. Left vuol dire rimasto, ok? Lo metto tra parentesi perché non è necessario, ma è giusto per capire che cosa stiamo dicendo qui, ok? In quale contesto? Ricordatevi che la grammatica fuori contesto ha un significato fino a un certo punto. Bisogna sempre, soprattutto nella lingua inglese, mettere tutto in un contesto. Poi andiamo avanti. Abbiamo detto che much non numerabile, many numerabile, ok? So, there aren't many pens. Pens numerabili, one pen, two pen, three pens. A questo punto il mio verbo deve essere al plurale, e abbino many. Il mio not, ok? Perché appunto è numerabile, ok? Quindi there aren't many pens, non ci sono tante matite, ok? Mentre qui, essendo un non numerabile, il verbo è al singolare. Spero che sia chiaro. Qui potremmo fare altre frasi. There aren't many onions, there aren't many apples, eccetera, eccetera. Ok? Allora, io non vorrei chiudere la nostra lezione di grammatica qui così, come dire, finished. Avrei pensato di farvi un dictation, un dettatino. Che in realtà è una forma di esercizio. E sono delle frasi che contengono much, many, ma anche some, any, ok? Some, any. E perché ho fatto questa cosa qui? Ma perché sono consapevole che questi elementi grammaticali, cioè some, any, a lot of, much, many, non è facile, ragazzi, ma per niente facile, e mi rendo conto di questa cosa qui. Allora, dovete, in questa fase, dovete essere in grado di identificare le parole quando le leggete. Vedete some? Ok. Vedete any? Ok, conosco, so. Stessa cosa, much, many. Però da qui a pensare di riuscire a formulare queste frasi da soli durante uno speaking, allora no, ok? Io sono la prima che dico, se ci riuscite, fantastico, più, non 10, ma che ne so, 15, 20 come voto, bravissimissimissimi. Ma mi rendo conto che riuscire a formulare queste cose all'orale molto difficile. Negli scritti è più semplice perché vi mettete lì, vi concentrate e vi fate le vostre frasi. Allora lì sì è più semplice, ma a livello orale, speaking, è molto molto difficile. Quindi ho pensato di dettarvi qualche frase. Così vedete la struttura, ok? Vi abituate a questa struttura grammaticale che si utilizza nella lingua inglese, o queste strutture grammaticali. Ok, so, la prima cosa, pencil or pen, paper, a sheet of paper, and then I'm going to dictate. So, stop the video, okay? Stop it. Go and get paper, pen, pencil, etc. And when you're ready, let's start. Okay, sono partita con much e many.
Listen. There isn't much sugar. There isn't much sugar. Number two. There isn't much rice. There isn't much rice. Ok, stavo pensando una cosa. Se avete bisogno di fermare il video, fermatelo, eh? Io leggo e vado avanti, d'accordo? Chiaro che nessuno riesce a scrivere alla velocità della luce, me ne rendo conto. Però io leggo e vado avanti perché sennò diventa un video lunghissimo, ok? Quindi, quando se vado troppo velocemente, semplicemente fermate il video e riprendete il lavoro, tranquilli. Ok, let's continue. Number three. There aren't many eggs. There aren't many eggs. Number four. There aren't many vegetables. There aren't many vegetables. Non sono i vegetables, come ogni tanto sento, ok? Vegetables, le verdure, mi raccomando. Bravissimi, dai. Ok, so that's one, two, three, four. Number five. There is some fruit. There is some fruit. Ok, fruit is uncountable. Ok. Number six. There is some milk. There is some milk. There is some chocolate. There is some chocolate. Anche qui mi raccomando la pronuncia, eh? Chocolate. Non chocolate, eh? Abbiamo detto non si dice così, ma chocolate. Very good. Let's continue. There isn't any tomato sauce. There isn't any tomato sauce. Okay, there isn't any flour. Farina, eh? Perché magari vi siete dimenticati nel frattempo. There isn't any flour. Non c'entrano i fiori, eh? Stessa pronuncia, ma due cose completamente diverse. Okay. There isn't any water. There isn't any water. Very good. There are some potatoes. There are some potatoes. Lo dico di nuovo, l'ho detto un po' velocemente. There are some potatoes. Very good. There are some carrots. There are some carrots. There aren't any kiwis. There aren't any kiwis. Ricordatevi che aren't
scritto arendt, è il verbo al plurale, ant, ma noi sappiamo che si pronuncia ant. There aren't any kiwis. Ultimo ma non ultimo, last but not least, there aren't any onions. There aren't any onions. Ok, quindi il primo esercizio è la dettatura. Scriveteli. Poi, per cortesia, provate a ripeterli a voce alta. Ascoltatevi. Ripetete, ripetete, perché è così che uno memorizza le strutture grammaticali. Ok? E ritorno a ripetere. Some, any, much, many sono argomenti tostarelli. Piano piano imparerete, ragazzi, tranquillissimi, ok? Perché ho pensato di fare così perché chiaramente la didattica a distanza non permette quello che avremmo fatto in classe, cioè i nostri costanti esercizi attraverso i giochi, eccetera. Quella parte è venuta a mancare, d'accordo? E allora mi sto studiando altri modi, altre maniere per fare esercizio. Bene, questo io lo considero un esercizio che fa parte del lavoro Cambridge. E ci vedremo su Zoom, quindi mi raccomando. Ah, le frasi che ho dettato per cortesia, mandatemele via email, così do un'occhiata. Per vedere com'è andata e poi ci vediamo su Zoom. Portate i vostri libri Cambridge, mi raccomando, perché vorrei, come vi ho detto l'ultima volta, fare un po' di speaking. Approfittiamone su Zoom. Secondo me la cosa migliore è fare il nostro speaking, fra di noi. Va bene. Allora, che dire? Buona giornata. Take care, my darlings. I finished. Big hugs, big kiss. Bye guys, take care.